down, down. Si grattava la testa come fosse chissà chi, ma chissà chi, ma chi, ma chi. Lui cercava dei fogli inumidendosi il dito, poi te li dava in mano irrigidito, sempre scontroso verso tutta la gente. Si dimostrava sempre indifferente, quando l'inimicizia con gli alapice verrà, la giustizia prima o poi trionferà, sempre pronta a criticare. Lui voleva comandare, non aveva ma non sa che la fine di un tempo verrà, in quel giorno è il tempo del countdown. Down, 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 da 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 down, 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 da 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 down, 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 da 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 down, 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 da da da. Restando in questo contesto, lui prese il pretesto di incattivirsi ancora di più. La superbia lo dominava nel suo regno inventato, rideva solo lui e fischiava, si riteneva il più intelligente, ma senza la carità non è niente. Spero che prima o poi lui si accorgerà che la vita non è proprio questa qua, ma se non ascolterà e così seguiterà, vorrei proprio vedere che faccia fa quando Cristo tornerà. Superbi alla mia sinistra, avrete bambini eterni giorni di festa, pagate superbi ogni vostra ingiustizia. Ma il bacio in flussi mentali la sua aurea emanava dal fatto che era contro Dio, il demonio lo rincuorava, ogni cosa e ogni ambiente per mezzo di lui dominava, fissava fermo nello sguardo la gente, dava il malocchio al più ricevente. Cerca un modo che lui si liberi da sé, molti danni questo ha arrecato ormai. Cerco una verità, ma il male mi cadrà. Cose strane sono successe intorno a me, ma non sa che la fine di un tempo verrà, in quel giorno è il tempo del countdown. Arrogante ogni giovedì sera, più fastidioso e anche rindondante, batteva a tempo di ciunga il volto levigato da invidia e impenitenza, faceva finta di tenere ogni cosa, ma ignorò persino il Christian Rosa. Questo è evidente, ma nessuno frega niente, qualche prete o esorcista capirà, con del male a buon mercato molta gente addormentato senza avere nessun senso di pietà, ma non sa che facendo così l'inferno eterno si guadagnerà. Ma la mosca che fine fa?